Stiamo dando per scontato una cosa che è un falso storico. Non c'è stato mai alcun tipo di veto per nessuno su nessuno. Mi sembra una follia il dibattito che si è creato, strumentale, messo in giro ad arte su una coalizione forte, coesa e unita. Massimiliano Fedriga ridimensiona così le notizie che vorrebbero Riccardo Riccardi, candidato forzista della prima ora per la presidenza della regione, silurato nella corsa da un veto della Lega Nord. Secondo Fedriga, quello che può essere visto come uno stallo in realtà sarebbe un sinonimo di ricchezza. Le candidature in campo che ci sono allo stato attuale rimangono le stesse. Forza Italia ha proposto Riccardo Riccardi, la Lega ha proposto la mia persona. Penso che siano tutte persone valide, noi e anche altre persone che si sono messe a disposizione. Se il centrodestra ha un ventaglio di nomi da scegliere ampio, è un valore aggiunto. Se le altre forze politiche, le altre coalizioni devono cercare con lanternino una persona che si sacrifichi a candidare per loro, non è un problema nostro, è un problema loro. Noi abbiamo più scelte, loro non ne hanno. Il capogruppo leghista Montecitorio, fra l'altro, non sembra aver fretta di arrivare al nome comune. Spero che la questione si possa risolvere il prima possibile. Detto questo, dipende ovviamente, non dipende da me, e quindi attendo fiducioso, convinto che la coalizione unita e i nomi in campo siano forti. Bisogna far decadere queste continue illazioni che ci sono contro la coalizione più forte che c'è e che può cambiare il futuro del Friuli-Venezia Giulia. Se c'è qualcuno del centrodestra che va dietro a queste illazioni, sta facendo solamente un danno al centrodestra.